Bene, siamo qui in compagnia del Ulveda per Iron Folks e heavymetal.it. Beh, innanzitutto spiegateci un po' chi siete e da dove venite, insomma. Allora, la storia che abbiamo non è troppo lunga, visto che ci stiamo bene o male da un anno e mezzo. Veniamo dalla Valle Seriana, ci siamo detto la Cosuna, provincia di Bergamo. Da dove viene tanta altra bella gente. Esatto, c'è solo una bella gente che viene da Bergamo. E niente, sostanzialmente abbiamo cominciato non troppo tempo fa, però siamo riusciti nell'arco di breve tempo in qualche modo a farci strada fino ad arrivare qui. Questo parco sostanzialmente, perché un coso più grosso per il momento non abbiamo ancora fatto. Immagino sia un bel salto per voi altri. Eh sì, assolutamente. Abbiamo già fatto un tour europeo di 3 date, però non era a questi livelli di grandezza. Abbiamo fatto questo tour insieme a Blood Electronic e Total Reputation, però non era un pacchi di questa grandezza. Beh, parliamo un po' del vostro nome, Ulvedar, da dove arriva, cosa significa? Il significato, tradotto letteralmente, significa manto di lupo, proprio manto di lupo che deriva dal Norrino. Sarebbero una casta di guerrieri mitologici, derivano come c'è la mitologia scandinava e germanica, sarebbero i guerrieri di Ulfingas, sono quelli che portano il manto appunto di lupo, sono i guerrieri a persi, tutta una storia così, insomma, deriva da quello. Sì, cioè, caccia mosche, certo, ci vuole sempre. Il gruppo solo per quello, non usa la velocità per la batteria. Beh, parliamo un po' del tipo di musica che fate, insomma. Vi avvicinate molto ad atmosfere medievali. Che cosa vi ha ispirato? Quali gruppi o che cosa? Allora, atmosfera medievale, direi decisamente di no, abbiamo le tematiche che sono completamente viking, perché si tratta in qualche canzone di mitologia, in qualche altra. Era quello il senso, come sì. Diciamo che non a livello musicale, ma a livello di tematica. Non a livello musicale, la base sostanzialmente. Io credo di riuscire a prendere dei gruppi di base su cui prendere spunto. È un misto sostanzialmente tra il trash metal degli anni 80, con tanti anni dei gruppi più storici, aggiungendoli col filo di death metal, anche qui dei gruppi più storici, messo tutto nell'atmosfera e tipo di composizione che hanno un gruppo che è congenere con questi due generi, non c'entra niente, che sono i The Vision Blink. Tu fai un mischiotto di tutte queste 3 cose ed esce quello che facciamo noi. Non male. Con la tematica di chi resta un po' avventura. Esatto. Beh, niente, voi siete sostanzialmente una band emergente, come abbiamo appena detto, siete appena approdati sul palco del Gods of Folk. Parliamo un po' magari della scena attuale del metal, specialmente di questo genere, so che si ricorre molto spesso all'autoproduzione. Esattamente. Purtroppo è un mondo che si sta facendo sempre più difficile. Ogni giorno ci sono un sacco di soldi da investire per qualsiasi cosa e spesso mancano e quindi bisogna un po' contentarsi. Purtroppo il mondo del metal, soprattutto emergente nel nostro paese, è diventata una schifezza in sostanza, perché è difficile uscire. Non è che c'è molta concorrenza, però in sostanza ormai più ne hai di soldi, più vai avanti. Se non ne hai, devi fare tutto pian piano e diciamo che non premia sempre, non è sempre premiata la meritocrazia, spesso se investi hai il risultato. Come in tanti ambienti artistici. Esattamente. Bene, io di solito a questo punto, visto che siamo più o meno lascio dire qualcosa di libero se volete ringraziare qualcuno, insomma fate voi, insultare anche me, va bene, insomma, fate quello che volete. Sicuramente ringraziamo per l'opportunità sia che sia arrivato oggi per suonare qualcosa a fondo, ringraziamo per l'intervista. Ciao mamma. Grazie. Ciao.